Tante famiglie con centinaia tra genitori e figli hanno partecipato al sentiero dei bambini colorati, come è stata chiamata la camminata per le vie del centro storico di Pistoia, aperta dal saluto del vescovo Monsignor Fausto Tardelli in Piazza dello Spirito Santo, realizzata dal Centro Sportivo Italiano Sezione di Pistoia e dal Consiglio della FISM Pistoia, la Federazione Italiana Scuole Materne. Tutto a conclusione di un percorso nelle scuole che è stato dedicato all'attività motoria. Il progetto riguardava soprattutto portare l'attività motoria all'interno delle scuole appunto della provincia di Pistoia, le scuole della FISMA. Sono affiancati questi bambini durante l'attività appunto curricolare da insegnanti tecnici di attività motoria, e proprio per iniziare a fare una propedeutica, una conoscenza del proprio corpo e per poter cominciare a fare appunto un qualche cosa che le avvicini a uno sport di divertimento, ovviamente prima di arrivare poi alle scuole superiori, alle scuole medie, dove potranno fare anche uno sport agonistico. A conclusione di questo progetto, che dura tutto l'anno, organizziamo insieme al CSI una festa che vede radunate insieme tutte le scuole, proprio per favorire la socializzazione dei bambini di tutte le nostre scuole e anche promuovere la attività motoria. Vede bambini proprio coinvolti in un percorso di attività motoria dai primi mesi della scuola fino al mese più o meno di maggio, e durante le attività che fanno solitamente un'ora a settimana fanno tutte attività di tipo motorio, dai percorsi a attività di salti, di coordinazione, giochi che prevedono appunto un loro coinvolgimento attivo. Un'iniziativa molto azzeccata, direi. Mi fa piacere che la FISME abbia voluto con questa manifestazione insomma uscire un po' allo scoperto, perché è un'associazione che raccoglie parecchie scuole che si danno da fare, che raccolgono tanti ragazzi, ed è una presenza significativa nell'ambito educativo, e che lavora nell'ombra, nel silenzio, nella quotidianità, ma che è giusto che si faccia anche vedere, perché lavorare per i ragazzi, per una sana educazione dei ragazzi, coinvolgendo le famiglie, è qualcosa di importante che deve essere contagioso, cioè deve in qualche modo coinvolgere la società, perché ne abbiamo bisogno. Allora anche questa marcia variopinta in questo bellissimo giorno di primavera direi che è un bel segnale.